e bentornati in questo nuovo video e nel nostro canale, nel mio canale. Mi presento, sono Giulia, ho 26 anni e lavoro nel mondo dei social. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perdervi nessuna news e nessun nuovo video, che vi ricordo escono la domenica, il lunedì e il giovedì alle 15. E seguitemi anche su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, canale Telegram, sono un po' ovunque. Comunque tutti i link di dove trovarmi li avete in descrizione al video. Lasciate un bel mi piace e condividetelo con amici e parenti. Il video di oggi si divide in due parti, una parte scientifica e una parte, diciamo, pratica, ma in realtà sono 5 consigli che io vi voglio dare. Per quanto riguarda la parte scientifica, appunto come avete visto dalla introduzione al video, il video di inizio, si tratta di una intervista che un giornale online che ha fatto alla dottoressa Nicoletta Lucarelli, che è psicoterapeuta praticamente. Sull'argomento del volersi bene, come noi possiamo voler bene a noi stessi. Non è un argomento da poco e secondo me non è neanche così semplice o scontato volersi bene e fare delle azioni a livello quotidiano per far sì che noi ci possiamo voler bene. Vi mostro, vi porto ciò che lei ha dichiarato su questa intervista. E dice: innanzitutto l'intervista è recente in quanto è del 12 di febbraio del 2021, quindi è abbastanza recente. E dice: per prima cosa bisogna ascoltarsi e saper ascoltare, apprezzare i momenti di solitudine e di vuoto per riconoscere e riuscire e imparare a distinguere ciò che ci dà gioia e in senso di autorizzarsi a seguire questi insegnamenti. Inoltre, ci spiega la differenza tra amor proprio ed egoismo. Quest'ultimo significa quando ci si autorizza a concentrarci sui nostri bisogni a scapito degli altri, mentre l'amor proprio, ovvero la giusta considerazione e rispetto per se stessi. Infine, per la dottoressa Nicoletta Lucatelli, amarsi significa avere l'attrezzatura di base necessaria a scegliere spontaneamente nella vita sentieri che portino alla realizzazione di noi stessi, immaginarsi nella gioia come nella buona costruttiva fatica, protetti almeno un pochettino da un sensibile settore di allarme funzionante contro le trappole autodistruttive. E per lei le trappole autodistruttive significa la considerazione di ineguatezza di fronte a un ideale irraggiungibile e astratto, di non aver valore, quindi per noi non aver valore, e di non meritarsi l'amore. In pratica lei ci spiega che per volerci bene dobbiamo innanzitutto saper ascoltare noi stessi e saper ascoltare in generale. Poi si può essere anche egoisti per certi versi, si può arrivare a essere menefreghisti, però sempre e
e rispettando l'altro, mai a scapito degli altri. E secondo me ciò che lei ha dichiarato è molto importante, sono cose molto importanti e non da sottovalutare. E secondo me l'uomo, nel senso generale, non sa ascoltare se stesso e non sa percepire quelle sensazioni sane che ci possano portare più serenità, più tranquillità e più equilibrio con noi stessi. Beh, ora vi voglio dare 5 consigli che io ho ritenuto molto importanti e estremamente giusti, che una giovane youtuber italiana ha dato sul proprio canale YouTube. Vi lascio il link in descrizione. Si chiama Martina Pelli e lei ci dice e ci insegna. Scusate, prepararsi una buona colazione da consumare seduti in tranquillità e non in fretta. Lei dice piuttosto alziamoci quei 5 minuti prima e prepariamoci un porridge, una fetta di torta fatta in casa, magari la domenica si può fare la torta fatta in casa e durante la settimana la si mangia. O un tè molto semplicemente accompagnato da un sorriso, da una piccola chiacchierata fatta con il compagno, col marito, con la fidanzata, l'amico, i cugini, gli zii, i nonni, i genitori, con chiunque ci possa far star bene, perché coccolarsi fin dalla mattina ci mette sicuramente di buon umore e ci concede proprio questo equilibrio con noi stessi. La seconda cosa ci suggerisce di leggere dei libri di crescita personale, uno che duri anche tutto il mese la lettura, magari un paragrafo al giorno. Ma sono tutti quei libri che possono parlare di mindfulness, di come curare le nostre ferite interne, magari quel senso di vuoto, quel senso di preoccupazione o la sensazione di non saper come risolvere i nostri problemi. Esistono tantissimi di questi libri e che trattano svariati veramente argomenti. Il terzo che ci suggerisce è quello di abbracciare noi stessi tutti i giorni e di abbracciare qualcuno tutti i giorni, perché l'abbraccio va a stimolare le endorfine che portano serenità, che portano tranquillità e che portano un equilibrio psicologico, fisico e anche all'interno della coppia, della famiglia. Quindi impariamo ad abbracciarci tutti i giorni e poter abbracciare chiunque nella nostra famiglia, un genitore, un fratello, un cugino, un nonno, marito, moglie, compagno, compagna, fidanzato, fidanzata, chi vi pare, ma abbracciateli perché veramente ne potete trarre beneficio. È vero che nel periodo attuale non è proprio così semplice poter fare una cosa di questo tipo, però bene o male abbiamo tutti qualcuno in casa con noi, quindi abbracciate chi avete in casa perché veramente è una cosa che ci fa bene. Il quarto è cercare il tempo vuoto. Esistono, secondo Martina, tre tipi di tempi, il tempo pieno, il tempo vuoto e il tempo perso. Il tempo pieno è quello che noi dedichiamo al lavoro, alla famiglia, ai nostri impegni, insomma. Il tempo perso è quel tempo in cui noi passiamo il telefono, passiamo a scrollare ore e ore di notifiche. Il tempo vuoto invece è quel tempo che forse è il più importante, ma anche il più difficile da cercare, ovvero il momento in cui non si fa nulla.
un momento, un tempo in cui magari siamo stesi in divano piuttosto che a letto, che so io, in cui non facciamo niente e dove ci autoascoltiamo per capire noi stessi, di cosa abbiamo bisogno di noi stessi, di cosa ci fa star bene noi stessi. Il quinto e ultimo è prendersi cura del proprio corpo, che non significa per forza di cose uscire di casa la mattina, magari per le donne con il tacco alto, tailleur, un trucco pesantissimo, oppure per gli uomini il classico completo giacca e cravatta. No, significa anche semplicemente magari quell'acconciatura un po' più particolare, però che ci fa star bene, ci fa vederci bene allo specchio. Un trucco molto leggero, però che ci può dare più autostima, più sicurezza in me stesse. O semplicemente anche un abito, un completo che diciamo. Quello è il mio vestito preferito, la mia gonna preferita, il mio pantalone preferito. Con quello mi sento proprio a mio agio. Queste sono tutte piccole cose che ci possono veramente far star bene e appunto tornare a volersi bene, perché volersi bene noi che ci vogliamo bene è la cosa più importante di questo mondo. Tutti gli altri ci possono voler bene, tutto il bene che vogliamo, ma nessuno mai come noi. Thank you.